Eccoci qua, bentrovati. Nuovo appuntamento con i libri a Biblioterme, qui dal caffè storico delle Terme di Montecatini. Olè! Ciao, ho con me Lorenzo Galliani, che ha scritto un libro dal titolo Hai un momento, Dio. Lo facciamo vedere, ciao Lorenzo. Ciao, grazie Furio. Eccolo qua, Hai un momento, Dio, e c'è Luciano Ligabue in copertina. Facciamolo rivedere. Infatti... Sì, è un libro sul al momento Dio, Ligabue tra rock e cielo, uh-huh. E, insomma, dove riprendo le canzoni di Luciano Ligabue che hanno a che fare con il cielo e quindi con la sua ricerca di Dio, lui che non è cattolico, anzi è fortemente in polemica con la Chiesa, ma comunque in molte delle sue canzoni cerca di relazionarsi con questo cielo. Piccola stella senza cielo e urlando contro cielo sono le canzoni più famose nelle quali certo. Si viene nominato il cielo, ma ce ne sono tante altre, da Tu che conosci il cielo a Chissà se in cielo passano gli U. Bene, e come mai hai scelto proprio Ligabue? Beh, ovviamente Ligabue è un cantante che io ammiro da quando sono uscito a livello di età, dalla fascia da Zecchino d'Oro. No? Da quindi, Zecchino d'Oro, sì, vedete? Da quindi, e diciamo che lo spunto mi è stato dato da un ragazzino che, per distinguersi dai suoi amici, mi ha detto un giorno: io ascolto uno serio, ascolto Ligabue. Allora, mm-hmm. Durante una supplenza di Rizzoni, insomma, ho avuto la possibilità di parlare appunto di Hai un momento Dio, no? Una delle canzoni più famose nelle quali questo Dio viene nominato. E quindi questo ragazzo mi ha fatto poi riscoprire delle canzoni che magari io cantavo, ascoltavo, canzoni di Ligabue, e mi ha fatto scoprire questo universo di canzoni nelle quali Ligabue parla comunque a modo suo di Dio. Di Dio. E da cosa nasce cosa? È diventata prima una tesina che ho discusso ormai 2 anni fa per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bologna, e dopo è diventato un libro con la prefazione dell'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Bene, bellissimo. Quindi ti chiedo, ma quindi tra il rock e il cielo cosa c'è? Beh, diciamo che il rock di Ligabue non è il rock maledetto, no? Quello di chi deve spaccare le chitarre o comunque creare caos per forza, è il suo linguaggio. Lui in un'intervista dice: sarebbe troppo facile per me andare sul palco e dire che questo mondo fa schifo, prenderei 5 minuti di applausi, ma poi che messaggio do? No? Il mondo non fa schifo. E quindi per Ligabue il rock è il mezzo attraverso il quale parlare di sé, della propria vita, anche dei propri dolori, no? Il giorno di dolore che uno ha, nel quale c'è il quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che, no? Che nessuno se lo spiega perché sia successo a te. Quindi è il modo nel quale raccontarsi e raccontare la propria vita e le vite degli altri. Poi la musica fa un po' quello che vuole, quindi le canzoni di Ligabue vengono poi rielaborate da chi le ascolta attraverso quello che nella propria vita ha vissuto, ma per quanto riguarda il libro ho cercato di diciamo, raccontare quello che Ligabue stesso dice riguardo le proprie canzoni. E secondo te la Chiesa vista da Ligabue com'è? No, Ligabue è un po' come me, è quasi della terra di Peppone Don Camillo, no? Quindi lui viene da una famiglia metà atea comunista e per metà cattolica, e si, diciamo, prende le distanze da subito da entrambe le cose, no? Le vede come le ideologie che ti dicono che cosa devi fare e che cosa non devi fare, ti hanno detto cosa è bene, ti hanno spiegato male, si sa per regolare, prima o poi c'è l'aldilà, no? Esatto. Vivo morto X. Quindi dalla Chiesa lui prende da subito le distanze, anche se nei confronti di Papa Francesco ha avuto comunque delle belle parole in occasione di un concerto a Roma, e il giorno dopo sarebbe arrivato proprio in quello stadio Papa Francesco. E, però il fatto, alla fine siamo poi tutti sulla stessa barca, cattolici, non cattolici, certo. Credenti, non credenti, quindi le domande sulla vita, in particolare i momenti importanti della nostra vita, e su Dio ce le facciamo, e quindi anche lui le fa. Penso che in questo momento attuale forse la Chiesa sta riscoprendo anche, no, quando si parla di Chiesa in uscita, l'importanza di appunto uscire e riconoscere anche il bello, i ponti verso il religioso che anche personaggi non strettamente legati alla Chiesa comunque costruiscono. Ligabue nel suo piccolo è uno di questi. È uno di questi. Senti, tu cosa ti aspetti da questo libro? Beh, no, intanto il libro mi ha già dato molte soddisfazioni, sono insomma, è veramente un bellissimo periodo, e anche avere qualche piccolo riconoscimento, che poi per me piccolo non è, è stato veramente un'esperienza bellissima. La copertina, così faccio autopubblicità. Certo, eccola qua, no, facciamola rivedere. Il fatto... Devi fare pubblicità. Sì. E, no, la foto di copertina è stata
donata gentilmente, non era obbligatorio, non era un atto dovuto da Ligabue stesso. Quindi no? È una foto, è un libro autorizzato. È un libro autorizzato. Sì, insomma, abbiamo avuto contatti con lo staff, hanno avuto parole molto belle. E non è una cosa questa. È una cosa bellissima anche perché comunque i temi sono molto delicati, quindi quando si parla di temi appunto intimi, profondi, si rischia sempre di combinare qualche guaio. Vero. E spero di non averne fatti troppi, ma insomma, no. E poi insomma vedere anche tra l'altro Ligabue sulla sua pagina Facebook qualche tempo fa ha pubblicato una recensione proprio del mio libro, quindi vedere poi le manifestazioni d'affetto da parte dei fan di Ligabue, no, che poi mi hanno scritto, insomma è stata per me immeritatamente una bellissima cosa. E quindi adesso siamo qui a Montecatini, no. Siamo stati a Milano, quindi faremo qualche tour. Non come quelli di Ligabue, ma qualcosina facciamo. Ultima domanda: Dio esiste? Per chi? Per Ligabue? per me sì, per Ligabue la canzone che lo esprime meglio è Il cielo è vuoto, il cielo è pieno, nel quale racconta due ragazzi. Per il primo il cielo è vuoto, quella è la domanda, il cielo è vuoto, Dio non c'è. Per il primo Dio non c'è e la questione non gli interessa neanche tanto. Per il secondo Dio c'è, ma cos'è questo Dio? È un insieme di cose nelle quali credere senza neanche lo spirito critico, no? Il giorno che gli viene un dubbio creperà. Però Ligabue poi non si accontenta di parlare degli altri, certo. No? Ma parla di se stesso e dice una frase che secondo me è veramente potente, è bella e vera, cioè certi giorni non mi basta ciò che vedo, sento e tocco. Però non riesce a dire alla fine se il cielo sia vuoto o pieno, no? Conclude con il giorno che ci guarderemo si saprà. Esatto. Ma riconosce che sotto i cieli delle nostre città, e perdonami Furio, cita anche il cielo della mia Bologna. Bellissima, io ho abitato in Emilia Romagna 3 anni, oh, è stupenda. Cioè, dice sotto i cieli insomma delle nostre città c'è già il motivo per vivere, quindi in attesa di sapere, di avere la risposta alla tua domanda, Furio, che però è la domanda poi di tutti, intanto no, su questa terra c'è già un motivo per vivere e quindi insomma anche dicevamo del rock non maledetto di Ligabue, anche quando dedica una canzone a suo figlio Lorenzo, un nome bellissimo tra l'altro, no, dice che vale la pena vivere, mi chiederai sì ma perché, so solo che ti dirò vale la pena, vedrai. Allora insomma siamo in ballo e balliamo, facciamo rivedere il libro, eccolo qua. Io ti dico grazie. No, grazie a te Furio. Cercatelo online, grazie per essere stato qui con noi, ciao bye bye.